quanto influisce l'uomo sui cambiamenti climatici e quanto è invece da ascrivere alla natura e alle sue evoluzioni. La risposta a queste domande è contenuta in un'equazione matematica, che è una sorta di carta d'identità dell'antropocene. Proviamo a capire di che cosa si tratta e come l'attività umana influenzi lo stato di salute della nostra epoca geologica. Il termine antropocene è diventato popolare a partire dagli anni 2000, quando il climatologo Paul Crutzen, premio Nobel per i suoi studi sull'atmosfera e il buco nell'ozono, lo utilizzò per indicare l'era in cui le attività umane sono diventate un fattore in grado di influenzare gli equilibri geologici. Il termine è infatti composto da due parole greche, anthropos e kainos, che significano rispettivamente essere umano e recente. Crutzen indicava l'inizio dell'antropocene a partire dalla rivoluzione industriale, anche se i suoi effetti hanno iniziato a manifestarsi con maggiore evidenza intorno alla metà del XX secolo. La risposta circa la nascita di questo termine è contenuta in un'equazione matematica, che è una sorta di carta d'identità dell'antropocene, che pesa i diversi fattori alla base del cambiamento climatico e ambientale che viviamo. L'ha messa a punto un team di esperti guidata dall'Australian National University. Il risultato dell'equazione? Le attività dell'uomo hanno accelerato il cambiamento climatico di ben 170 volte. A dirlo sono i fatti. L'apporto degli eventi cosmici e dei processi naturali all'interno della biosfera porta in media a un riscaldamento globale di circa 0,01 gradi centigradi ogni secolo. Di contro, le emissioni di gas serra di origine antropica, ovvero provocati dall'uomo e dalla sua attività negli ultimi 50 anni, hanno innalzato la temperatura globale di 1,7 gradi. Da qui deriva la misura delle 170 volte, che rappresenta il tasso dei cambiamenti climatici durante l'antropocene. A conti fatti, la magnitudo dei cambiamenti climatici causati dall'uomo assomiglia più all'impatto di un meteorite che ad un cambiamento graduale. Le nuove generazioni riceveranno quindi in eredità un pianeta profondamente alterato. La loro esposizione a eventi climatici estremi, come le ondate di calore, le alluvioni, gli uragani, ma anche i grandi incendi e le carestie, sarà potenzialmente ben più alta, con impatti sulla salute e sulla qualità di vita. Secondo le ricerche, i nati nel 2020 incorreranno, nel corso della propria vita, in una probabilità da 2 a 7 volte più alta di affrontare eventi climatici estremi rispetto ai nati nel 1960. Ovviamente, questa tendenza si accentua man mano che le temperature medie globali salgono. La crisi climatica inoltre porta con sé disuguaglianze dal punto di vista geografico. In generale, i bambini che verranno al mondo in paesi a basso reddito saranno più esposti alle conseguenze negative della crisi climatica, che saranno invece più mitigate nei paesi più ricchi. E non dimentichiamoci che proprio le economie emergenti e a minor reddito posseggono oggi il maggior tasso di natalità. Per invertire questo processo si stanno mobilitando i governi e le autorità di tutto il mondo. In particolare, il 2022 ha visto la nascita di due iniziative globali dalla portata dirompente. Durante la COP27 di Sharm el-Sheikh, quasi 200 paesi hanno aderito alla creazione del primo fondo globale Loss and Damage, con l'obiettivo di fornire assistenza finanziaria per le perdite e i danni causati dalla crisi climatica ai paesi più poveri. Analogamente, la COP15 di Montreal sulla biodiversità ha dato i natali al piano per proteggere entro il 2030 il 30% di terre e oceani. I passi avanti da fare sono ancora molti, ma accomunati da un fattore. Per uscire vincitori dall'antropocene bisogna muoversi tutti insieme.